thank you Evviva Anime di time Benvenuti all'anime di time. Siete con noi! Siete con noi! A parlare di cartoni animati! Con Italia Con Paolo Solo perché Italo e Giadgio sono affanculo! E siamo in live. No, Paolo, sono nudo! Che fai? Oh? Come che sei nudo? <ride> oh, sono nudo! Basta, nudo! solo vestito, ho una felpa, si chiamano felpe queste. Questo eh. è un maglioncino? No, c'è il cappuccio. Ah, c'è il cappuccio, quindi, quindi sì, una... un... <ride> Ma già... Un maglione con il cappuccio eh, non Già giù ragazzi è un po' stanco oggi e, sapete l'età, la vecchiaia, il lavoro, il duro lavoro quotidiano e quindi si è pigliato una pausa per essere carico stasera. Sì, eh, la la vedre, eh, una Hoodies ragazzi. Hoodies è il, la traduzione proprio di Felpa. Tecnica, <ride> sì, eh. <ride> 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 al massimo è che singolare. Sì, infatti, vabbè. Vabbè, vabbè, Tranquillo, qua come hanno scritto. qua Comunque, stasera, vi ricordo che abbiamo la live sui Girella e sulle Girella. Insieme a sì, diversi quindi. ospiti, vabbè in realtà è sempre il punto di inizio di una discussione no. Per poi allargarci sempre su no. dove cacchio vogliamo andare noi cioè, Se per esempio voglio parlare poi dei piselli volanti parliamo dei piselli... Eh, no volanti. di quelli magari no, guarda, preferirei evitare Boh vabbè perché che se ti senti... Uh, uh, cioè capì <ride> uh, che cosa sarebbe questo? Un e, verso e il lancio? Come mettono eh, questi piselli volanti? Da cosa? vedi che nascono discussioni interessanti da cosa. Na... Allora, ieri sera devi sapere che noi, io e gli abbonati, ci siamo guardati un film che okay. si chiama Zen and Sex, anzi, Sex and Zen. È un film. Mm. Boh, ci a Palermo. No, 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 no. no Beh, non perché zen, ce l'ho Zen, no. no, no, no. È Zen nel senso di eh, beatitudine. E a un certo punto okay. il nostro protagonista ha detto, io ho il pisello troppo piccolo. Quindi va da un... <ride> da un erborista e quello gli dice, io trapianto gli organi e gli trapianto un cazzo di cavallo. Ma nel farlo, <ride> mentre eh, c'era... E questo cazzo vola in aria? E gli finisce in bocca un tizio. <ride> che stai ricadendo, poi finisce sì, sì. in bocca Beh, un tizio. Vedi prima che vola e poi si vede questo coso che cade. E uh, lui che cerca di prenderlo con una cosa fa. Ah, 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 boom in bocca. <ride> e, quindi rimane ucciso dal cazzo di lei no, tifano, no, 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 lo. No, no. Cioè, che se lo rimanesse tipo in No, sai, no, no, niente, gli niente. però glielo per trapiantano. E il tizio comincia okay. la sua, il suo giro col super cazzo gigante da, da cavallo. Sì, ma cioè, un cazzo da cavallo è un po' una cosa disumana. E infatti tutte erano <ride> scioccate quando lo vedevano. E lui non avrà rapporti per questo motivo. No, no, al... Sì, cioè non si riesce più ad effettivamente, per, perché viene proprio sfruttato da tutte. Devi e sapere la storia che tragica. a un certo punto no, c'è no, una, no, una no. di queste principesse lo prende. E dice: Tu, grandissimo figlio di Troia, ora subirai la morte per snusnu. E lo torturano facendolo scopare con tipo 27 ragazze. E lui finita la scena, è eh, macro magro con le occhiaie giganti. Paolo questa mi sa che è la puntata di Futurama No ti eh, giuro Ti giuro <ride> Succede questo Succede Qua possono, possono confermare C'era Saro ieri Che non aveva parole Ha detto vabbè rimango due minuti Il tempo di guardarmi una scena E me ne vado Ed è guardato Si è guardato tutti i film <ride> Ma di quando è sto film? Oh del 96 Comunque ci sono anche C'è anche è il 2 Il 2 Il 3 E anche il 4 Ma è una visione interessante, direi. Perché non mi avete invitato? Ma noi lo scriviamo ogni sera quando ci vogliamo guardare un film. sei tu che non leggi il eh, cazzo di gruppo. Mi, mi devi chiamare al telefono, Paolo. Va bene. <ride> e mi dici: Guarda, ci ved stiamo vedendo questo film, è molto bello, molto stupido. Vieni a vedertelo assieme a noi. <ride> Vogliamo divertirci con te Fatemi sentire parte di qualcosa Paolo spero. Mi <ride> sento molto solo Allora non ti racconto che sabato notte Ci siamo guardati eh, un film Sull'Ebola Me l'hai appena raccontato eh, no, 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 no no Ti ho raccontato quello che succede <ride> Però me l'hai appena detto. <ride> sappi che ah, non... ti dico solo questo e poi chiudiamo il discorso il nostro protagonista sì. che è un, un portatore eh, sano di Ebola a un certo punto per minacciare la gente gli sputa il sangue, si morde e gli sputa il sangue e fa "Puh, questo c'è l'Ebola, puh, ti sputo, puh". Va bene, eh, ciao <ride> ragazzi, comunque benvenuti a questa nuova Puntata di Ave non so più come definirlo ormai. Questa con la trasmissione oggi, uh, in realtà, abbiamo un tema ben specifico, però volevamo dedicare giusto due minuti sì. alla polemica più recente per uh, accalappiarvi fondamentalmente e poi farvi rimanere. L'hai allora, subito messo così eh senza tu? riguardo, no, io volevo no. vedere se c'era qualcosa in chat. Allora, così. No, ma andiamo a questo punto. Uh... Va bene, come il pisello volante, proprio spediti a cazzo. Duro. <ride> allora, si parla vale in realtà in questo articolo di due controversie. Eh, una, diciamo, un po' più goliardica, vogliamo definirla così. Va beh, la seconda, se con... neanche che... così importante, direi. Sì, che ignoreremo perché eh, si tratta di qualcosa che molti di voi saranno interessati a comprare però di per sé uh, non è un argomento di cui vale la pena discutere. Mentre la prima, giusto per farsi due risate in compagnia e deridere ancora una volta qualche movimento eh, di Social Justice Warriors, uh, ce la leggiamo, ce la vediamo un pochettino. Mm -mm. Allora, vabbè. Che cosa che cos'è questa volta sulla controversia di Dressup Darling? Mm. Allora... potete indovinare di cosa si tratta vabbè c'è il titolo come giustamente ci dicono mm. leggi tu vabbè leggo io Vai, allora anzi lo no, sai che uh, ti sa... alzo questo titolo lo largo un po vai sì uh, ma Downing è un manga che conoscevo già da molto prima che il manga fosse addirittura annunciato per un adattamento quindi sapevo che cosa aspettarmi. Una volta che l'anime è uscito, eh, la popolarità è stata praticamente immediata e eh, nulla mi aveva sorpreso fino ad adesso. Beh, con l'eccezione della censura della Sud Corea che ha reso l'anime ancora più, eh, più perverso in un certo senso. L'anime adesso eh, è, ehm, diciamo, sotto il mirino di molteplici controversie. E non, che non sembrano uh, voler morire su twitter anche se uh, pretendiamo che non ci sono stanno comunque venendo portate a galla e quindi non possono essere evitate ora il video vediamo di vedercelo perché è la sua discussione con qualche tweet uh, un po' imparziale mm -hmm. Allora, nell'ultimo episodio di Mother Darling che è il 10, non so se tu l'hai visto Paolo, io ancora lo devo recuperare, se sì, 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 sono sì, un sì. pochettino indietro, uh, come uh, ci si aspettava uh, se, ci, se si è uh, lettori del manga, Manin Kitagawa fa un altro cosplay. Questa volta però uh, si abbronza la pelle uh, per, uh, diciamo, azzeccare il cosplay. Simile uh, a qualcuno... Uh, sì, si, si, simile a chi fa, fa cosplay e vende la sua pelle uh, verde se fa hulk per esempio, in quella maniera lì. Uh, il problema con questa controversia, però, è che molte donne bianche americane, che ci tende poi a specificarlo, <ride> stanno dicendo che è blackface. E qui già, mh, diciamo, possiamo un attimo fermarci. A considerare la questione, perché almeno secondo me, per quel poco che ho visto dalle immagini, non direi proprio la blackface, è qualcosa che si riferisce a un periodo specifico della storia americana e poi della storia dell'essere umano e che simboleggia anche una predominanza dell'uomo bianco, almeno una pretesa di predominanza nella società perché appunto non ci potevano essere attori di colore e quindi gli attori bianchi interpretavano anche quelle parti, in maniera più delle volte anche stereotipica e offensiva. Quindi eh, qui si tratta semplicemente del cercare di interpretare un personaggio eh, assumendo anche il suo colore della pelle, non mi sembra qualcosa di offensivo, anzi eh, mi sembra un omaggio, come poi lo è in ogni caso il cosplay. Eh, però qua rientriamo in una condizione in cui si trovano spesso gli americani. Che comunque mm -hmm. loro pensano che la loro cultura è una cultura mondiale. Non riuscendo a capire che in altre parti della, della terra. Nell'effettivo non, non, non si sta facendo qualcosa di male. Cioè, se la stessa cosa l'avesse fatto una cosplayer americana, io posso capire che ci. Che, che delle. Diciamo così che delle critiche potevano nascere. Il problema è andare uh -huh. sempre a contestualizzare la propria cultura in un paese in cui mh, non ha senso. Cioè, mh, anche se un giapponese per fare il cosplay si pittasse completamente di nero, non ci sarebbe comunque quel, diciamo così, livello tale da culturale da poter accusarli di blackface. Perché proprio l'idea alla base è completamente diversa. Sì, poi qui si parla di cosplay, si parla di un'interpretazione, quindi non si parla neanche di un'appropriazione culturale o di qualcosa che vuole andare ad offendere un'etnia specifica. Anzi. Dice, cazzo, il problema della blackface esiste in Giappone perché lo fanno ancora qui in TV e fa vomitare, ma questo non c'entra mm. nulla. Però vedi, e ritorniamo a quel discorso, come può una cultura che alla base non ha... Una storia di razzismo eh, grave come quella americana quindi dove ci sono state guerre e cose del genere su quell'argomento. Ehm, avere proprio culturalmente mh, la mh, concezione oh, di razzismo grave ce l'ha l'America, non, no, non ce l'ha. Parlo del Giappone, ah, vabbè. Grave, magari no, però C'è che, che, il razzismo sì. Sì però, non è, non è sì, quella... sì, però non c'è una storia come quella. Sì, però non c'è una storia come quella americana, nell'effettivo, dove ci furono guerre e cose del genere, che è una cosa che nell'effettivo eh, no. si spezzettiva. che c'è stata una colonizzazione, però okay. anche, per esempio, come trattano i coreani, come trattano i thailandesi, oppure gli altri immigrati de... dell'est asiatico, per dirti, eh, però... c'è comunque una storia molto forte dietro, che magari non viene tanto raccontata. Però non mi sembra il problema, cioè in, in America il problema del razzismo è ancora presente nel senso che è un problema sì, sì, tangibile. Sì, cioè sì. questo intendo dire. Cioè che, che poi molti paesi siano razzisti anche a, a livello, diciamo così, generico come può essere il Giappone verso il resto del mondo, non solo con i neri e i bianchi, quello che è... Eh, però in America è palpabile la cosa, la polizia, ci sono proprio... Pro io riesco a capire perché l'americano si lamenta di questa cosa. Il problema è applicare quel concetto culturale a quello che succede in un altro paese. Quello è quello mm. che mi. Sì, 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 questo ho capito, ho capito. Va Condivido. Bene. Andiamo. Uh, dove va? Oh, ok. Uh, non sono in realtà uh, persone di colore, ma un uh, ammontare incredibile di uh, persone. Uh, perché dice, it's actually not black people, ah or, o un ammontare incredibile di persone di colore che lo dicono. Sono uh, in maniera predominante degli americani bianchi, uh, tipicamente donne e tipicamente quelle che uh, dicono di essere alleate di qualcosa e di qualsiasi cosa che gli è di, uh, conveniente. <ride> Social Justice Warriors della domenica, vabbè, il video, diciamo, punta sull'ipocrisia di una donna in particolare che è andata sulla tangente Ma è una sì, Si vega tange... uh, tange... ha proprio ha missato il punto. Ha, non, non ha preso. <ride> eh... Sì, 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 ma. Ma si dice in italiano andare per la tangente? Sì, non lo so, in inglese Penso non lo so. Penso che si possa tradurre pure così. Sì, boh. Andare per la tangente. Ma chi l'ha scritto sto articolo? è scritto con i modi di dire. Sì, 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 è scritto in modo molto colloquiale. E, e, sulla pelle abbronzata, una cosa che le persone bianche fanno di solito nel, nell'Ovest. Ma scusami. E che non c'è nulla di sbagliato. Ma quindi, ehm. secondo, secondo stat statizia mh, tipo che ne so, noi siciliani, che eh, qualsiasi donna tu vedi per strada dopo maggio in poi abbronzata, facciamo blackface? <ride> no, ma tu forse non lo sai, ma per gli americani, noi non siamo bianchi. Ah, è vero, la voletta sta cosa. Noi italiani siamo per sé di colore, per uh, gli americani. Che praticamente io sono danese sono <ride> del nord Europa. Cioè, scusami, posso dirti che è un po', un po' far ridere, perché io ho degli amici, proprio palermitani: palermitani, che sono più scuri, tipo dei marocchini o dei tunisini. <ride> no, ti giuro, ti giuro. Cioè, eh, no, ma, ma ci credo, ma ci credo. Eh, ma, ma per forza, è comunque una zona fortemente esposta al sole. Sei in un'isola, siamo stati invasi in studio, da tutti. Eh. <ride> Sì, vabbè, le contaminazioni <ride> Naturalmente uh, Vabbè Vabbè, come esempio Questo è Marin Che fa il cosplay del, Di un personaggio che si chiama Veronica Che è proprio un personaggio con una pelle Di colore più scuro vabbè. Eh, A me non, non pare neanche Idealmente La blackface, perché poi la blackface È totalmente scura Cioè, eh. è proprio una colorazione Nera, fortemente nera quindi qui si parla poi di un colore da chiaro, se vogliamo. Cioè il colore di Nagatoro, questo, capito? Anzi, Nagatoro è pure più scura. Cioè, infatti. E lì non ho sentito molte polemiche in merito. Almeno non mi sembra. Forse pensano che quello sia il colore naturale della pelle di Nagatoro. E può essere Cioè pensano che Nagatoro sia un pochino più Il problema principale di sta discussione È che lei ha cambiato colore Perché si è andata a fare la... Si è abbronzata Sì Si è fatta le lampade è, è andata da Gina al salone e Ha detto Oh, quanto, quanto vuoi per la lampada Bene cosa ha fatto? Io avevo, avevo un compagno Ragazzi <ride> sì, 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 a sì, scuola Che lui si faceva le lampade questo mio compagno di scuola E un giorno lo vedevate bianco bianco E il giorno dopo tornava e faceva Oh compà, ieri sono andato Dall'estetista e le ho detto Zia, devo farmi una lampada E lei faceva Ma sei sicuro? Guarda qua, guarda che fisico Secondo te non dovrei farmi una lampada <ride> Questo è un personaggio ragazzi Andava dalle mie compagne Andava a toccare il loro polpaccio E le faceva Tu hai un polpaccio alla Natal. Devo dirti la verità. <ride> <ride> non sei un complimento una donna avere un colpaccio da tennista maschile. Le... Ma non lo so perché faceva così. Però noi lo ricordiamo sempre con grande affetto. Un giorno gli ho detto: Spero che ti prendano di petto. Tu non ti faccia niente e ti si distrugga il motore. Dopo due settimane è successo veramente. Lo hanno preso di petto, distrutto il motore. E lui, sano. <ride> Ma perché? Ma perché? E eh, non lo so, mi faceva arrabbiare Ti prego, non augurarmi mai nulla di male, ti prego, <ride> ti scongiuro Ma io non, non, auguro, mai. non auguro mai niente di male alle persone, perché io sono tipo Makumba <ride> l'ho appena capito Lei presente Lukaku, la madre che tipo faceva i riti voodoo E, e, e Zlatan <ride> gli diceva, tua madre fa i riti voodoo Ecco, io sono tipo la madre di Lukaku, sono il padre di Lukaku <ride> Mi stupisce un po' che tu sappia questo aneddoto calci, vabbè che è recente, quindi magari te l'aveva contato Vino. No, mi è capitato sotto mano, leggendo la storia di Ibrahim il libro, quello di là... Ho letto, <ride> ho letto degli strafalcioni di quel libro. Ah, ok, ok. Vabbè, qui abbiamo finito, ragazzi, un po' la solita stupidata, la solita ragazzata, chiamiamola così, di quattro scemi su Twitter. Che cercano un po' di alzare un fuoco, che però si basa su nulla, non c'è nulla da bruciare e con cui alimentare questa fiamma, perché effettivamente si parla semplicemente di una ragazza che fa un cosplay, si fa una bronzatura neanche troppo pesante. Cioè, penso che quelli dei Tamarri a Ostia Lido eh, sono molto più blackface di questo. Wow. Eh, per me il problema principale è che fondamentalmente gli americani non capiranno mai che non esiste solo il loro mondo eh, e questa è una cosa molto difficile, ma in realtà è anche una cosa abbastanza comune di noi culture occidentali pensare che siamo il centro del mondo. Ieri leggevo un articolo molto caruccio. Eh, visto che c'è la situazione, questa è qua di guerra e così, che dice, ehm, l'articolo diceva, eh, l'Europa pensa tuttora come l'America, che siamo noi il centro del mondo. Ma questa cosa era mm. vera eh, 30 anni fa, dove il 70-80% dell'economia mondiale girava tra Europa ed America. Ma con l'avvento della Cina, dell'India, questo 80% si è trasformato quasi in un 50% meno. Per cui l'idea alla base che noi siamo il centro del mondo, che secondo me è applicabile a qualsiasi discorso, è ormai una convinzione data dall'abitudine um, dall di essere visti in quel modo, non sì, dalla realtà sì, dei dalla fatti. Tradizione. Ecco. Sì, sì, sì. Poi gli americani di per sé sono anche giovani come identità e come cultura, mm -hmm. perché bene o male hanno 300 anni di storia neanche se vai a vedere certo. quindi non si parla di un popolo che ha delle usanze reali e prestabiliti, hanno quattro feste del cazzo eh, non hanno una, una vera tradizione alimentare per esempio si parla di una cosa fondamentale della storia di un popolo perché loro come piatto tipico cosa hanno? L'hamburger di McDonald's, il pastrami parli comunque di cose che certo. non sono paragonabili neanche lontanamente, non ti dico alla storia culinaria dell'Italia, ma neanche quella della Francia, neanche quella della Spagna, di popoli che hanno una storia e una cultura molto più profonda. Quindi loro hanno anche vissuto comunque la loro giovane vita quasi sempre al primo posto, soprattutto nell'ultimo secolo. Certo. e non ti dico che si sono un po' montati la testa come il primo della classe, che poi arriva all'università e fa schifo, però eh, effettivamente ora sono ancora convinti di avere quella predominanza, certo. nonostante siano comunque in crisi sia sociale che economica che identitaria ormai da più di vent'anni, Anche... da quando effettivamente è successa quella tragedia del 2001. Però, sai, anche, la, anche a livello culturale l'America la, ha grossi problemi. Cioè, c'è tanta certo. gente che crede ancora, alla, per esempio, al creazionismo. Gente che. Ci sono tutte queste microculture di stampo prettamente religioso che sono ormai praticamente in Occidente presenti realmente solo lì. In Occidente solo lì. Eh, e questo secondo me influisce anche parecchio mh, Il fatto che siano Tanti Stati Uniti È <ride> il nome eh, Influisce Cioè lo Stato federale In un modo o nell'altro È un mix di culture che cercano di farli Accozzare tutti insieme Per cui si, credono, si creano questi grossi Poli di interesse Che convogliano la gente in determinati punti Mhm mm Va bene, questa analisi geopolitica di Anime Time credo possa in realtà anche terminare. Ma la possiamo fare perché manca Giaggio, no. che lui è ignorante e non le può fare queste discussioni. Noi invece le possiamo fare perché non siamo ignoranti. Giaggio è un ignorante. Tra lui e, e quelli che credono al creazionismo. Meglio quelli no, che credono no, no. al creazionismo preferisco essere. No, dai, Io preferisco sì. pensare che Dio mi abbia creato con Adamo ed Eva. Piuttosto che sentire parlare di geopolitica giaggio, oh, vabbè, boh, dai, ma Adama ed Eva sono simpatici. È infatti, è infatti, buono i cristiani. Alla fine l'ho fatto solo uno sbaglio. Non c'era bisogno di reagire così male, secondo me, allora. Posso dirti una cosa? Con questa cosa di cui abbiamo discusso ora, geopolitica, l'America, il Giappone. Ci cioè, cioè buttiamo per perfettamente nel discorso che vogliamo fare ora. Beh. Sì. Vediamo come ci buttiamo. Dai, fammi vedere. Collegati. L'America con la sua sempre voglia espansionistica, con la sua voglia di portare la sua cultura nel resto del mondo. Ha voluto farlo anche in Giappone, e come Paolo? Come, come ha voluto farlo anche in Giappone? Come ha visto che l'animazione era troppo potente. Era forte! L'animazione era la vita dei giapponesi. Loro donavano tutto per diventare dei cazzo di animatori sì, sottopagati. Io... Loro. Morivano mentre disegnavano. E allora. Hanno... <ride> e, dice... e loro gli americani hanno detto: Chi è che muore anche da noi mentre che disegna? Cioè circa, però facciamo finta che l'hanno detto pure. Ovviamente coloro che disegnano per Marvel. E allora hanno pensato: E se questa loro voglia di morire per i cartoni e per i fumetti la portassimo anche in Giappone? E se portassimo in Giappone proprio la Marvel facendola conoscere, vabbè prima con le serie tv e poi con della vera e propria animazione, oggi parleremo infatti di dove la Marvel ha sbagliato in Giappone, quindi qual è stato tutto l'effetto di come è arrivata la Marvel in Giappone e di, di cosa proprio ha sbagliato. Ho, ho detto tutto, Italo. Sì, penso tu abbia detto tutto quanto, poi i dettagli in realtà iniziamo ad aggiungerli insieme adesso, ed è anche una coincidenza felice che alla fine già giù non ci sia perché non avrebbe portato nulla a questa live, visto so che non ho visto ma una di queste serie. <ride> Andiamo, andiamo tranquilli oggi. <ride> sì, oggi proprio Giaggio. Giaggio sei completamente inutile. Per favore, clippate questa, questa, questo momento. Giaggio sei completamente inutile. Noi possiamo parlare di tutti i cartoni che vogliamo. Non ci abbiamo limiti. Le catene che ci, che ci legano non ci sono più, Giaggio. Noi possiamo oh! spogliarci. Non ci avrai mai, Già Giù. <ride> Va bene, eh, allora, iniziamo a inquadrare un po' il periodo storico perché si parla di una cosa Aspetta. recente. Ciao ragazzi, sono incasinato col lavoro, ma vi tengo in sottofondo. Vi voglio bene anche se avete no. il boring taste. Già Giù invece ha il merda gusto. <ride> Giusto. Grazie, noi invece non abbiamo nessun sentimento nei tuoi confronti, non <ride> ti conosciamo a livello personale, quindi non so come potremmo fare. Va bene, e allora possiamo cominciare o magari c'è un altro... <ride> eh, no, no, fuori, non ce ne fuori, sono dai. più! Non ce ne sono più, no. okay. Allora, iniziamo a guardare un po' il periodo storico, perché si parla di una cosa recente, ma in realtà neanche troppo... Uh, se poi andiamo a considerare quelli che sono i vittimi produttivi dell'industria dell'animazione, ma poi di recente anche della Marvel, in un certo senso, come entità, come identità soprattutto di brand. Uh, siamo più o meno nel 2010, in un periodo in cui la, la Medaus è ancora uno studio che sembra troppo uh, diciamo, stare in piedi, per, perché Basao Maruyama <ride> non dice a nessuno che stanno in debito fino al collo <ride> e che tra poco sanno <ride> per dichiarare in bancarotta. Quindi si fanno carico di questo progetto che, come diceva Paolo, ha l'idea di fondere le storie della Marvel all'animazione giapponese. C'erano in realtà già stati dei tentativi di incrociare l'arte del fumetto americano con quella del fumetto giapponese, per dire, eh, perché per esempio Spider-Man era diventato un manga e anche un tokusatsu, Vero. Eh, spesso omaggiato, soprattutto Supai di recente, anche nei fumetti, e, mh, però mh, si trattava comunque di poca roba che poi aveva, in un certo senso, seguito qui a DC con il manga di Batman. Invece qui eh, ci si prefiggeva di fare una, un, un progetto un po' più ampio che prevedesse un ma maggior numero di serie televisive e che quindi andasse a sposare anche quelli che avevano i palinsesti, le vette televisive, proprio tutti i meccanismi di funzionamento dell'industria dell'animazione giapponese. Lasciando in mano le cose a uno studio che comunque aveva una certa esperienza anche a livello commerciale, perché Death Note era un successo ancora abbastanza recente e, bene o male, Metaus sembrava comunque abbastanza affidabile. Vuoi mm -mm. iniziare tu a parlare un pochettino delle serie, allora, della prima con cui cominciamo? Vabbè sì, eh, ovviamente il progetto innanzitutto nasce con l'idea di fare quattro serie animate In realtà poi sono state fatte anche altre cose dopo le quattro serie animate Però il primo di cui andiamo a parlare oggi è quello di Iron Man eh, dove ci appunto eh, viene presentato il nostro eh, Tony Stark eh, è un po' una sorta di genesi. Eh, perché quello che vediamo eh, all'interno del proprio Spider-Man, proprio, proprio Iron Man, è quello che vediamo nel primo film, di, um, del primo film Marvel che conosciamo. Solamente che eh, poi che cosa succede? Dopo che lui fugge da ter dai terroristi, eh, va in Giappone. Cioè la situazione è quasi cambia perché lui si salva e va in Giappone e, e quindi va e addirittura eh, c'è tutto il processo per cui nasce Iron Man allora il problema non è di quello di cui parla perché gran parte di questi prodotti ragazzi soprattutto questi quattro di cui andremo a affrontare sono quasi sempre genesi cioè sono come nascono le sì, origini, sì, le origini, proprio come nascono e come si evolvono. Se però um, dobbiamo fare una critica a questi prodotti, è che secondo me si prendono troppo sul serio. Eh, sì. I prodotti, sì. nonostante abbiano delle cose super tresce, ah, attenzione perché quelle non mancano. Il problema di questi prodotti è che forse sono troppo presi sul serio. Ma proprio loro si prendono troppo sul serio. So, questa serie, per esempio, di Iron Man ha questo tono così malinconico a volte, proprio lento, con un ritmo um, che ha un'aria pesante. Per cui, personalmente, che um, l'ho visto ormai un po' di tempo fa, non l'ho apprezzato perché io da una serie del genere con i supereroi mi aspetto mazzate. Roba che mi fa divertire. Cioè, quando vado al cinema a guardarmi un film della Marvel voglio che esco dal film soddisfatto a dire ah si sono menati hanno dato aria alle mani invece qui non, non ho visto tutto questo mm -hmm. No, guarda io in realtà prendendo la serie nello specifico, poi iniziamo a fare un discorso anche più generale per uh, andare incontro al tema proprio centrale della giornata, che poi è capire perché queste serie non hanno funzionato. Uh, secondo me il problema nello specifico è proprio Iron Man perché nella versione cinematografica quello che funzionava, almeno a mio avviso, era Robert Downey Jr., certo. che dava al personaggio un carisma e una forte anche presenza comica che spesso nei fumetti, almeno per le poche storie che ho letto, non ha il personaggio, perché mh, mh, comunque è un personaggio fortemente malinconico, fortemente tragico, Tony Stark perché è un alcolista, ne ha passate di cotte di crude. Vive costantemente con la paura di poter morire perché c'è un cazzo di reattore attaccato al posto del cuore. E quindi è un personaggio molto sfaccettato, spesso nei fumetti. Che però a me, per esempio, non ha mai preso più di tanto. Ci sono alcune belle storie di Iron Man. Però il più delle volte si tratta di Run che cercano sempre di percorrere uh, la, le stesse strade e trattare quelle tematiche lì. Mm -hmm. Poi dopo i film il personaggio è diventato più apprezzato e c'è stato anche un po' un tentativo di renderlo, per esempio, più comico, più sfrontato, un po, com un po' come quello di Robert Downey Jr., però quello che funziona realmente è, è lui. E ovviamente nell'anime non è presente. Cioè abbiamo una versione molto più vicina a quella di Fumetti, scritta da Warren Ellis, che comunque è un ottimo sceneggiatore di Fumetti, ha fatto diverse storie interessanti. Uh, però uh, qui non, non funziona molto bene, secondo me, proprio anche, come dicevi tu, a livello di scrittura del personaggio e di come si sposa con la storia e l'ambientazione, soprattutto, che viene interpretata con tanti stereotipi e si vede che non è scritta da uno che diciamo, la vive. Certo. Di certo. per sé. Eh... Perché è americano comunque, Warren Ellis se non ci fosse. Cioè, il fatto è proprio questo, che secondo me, e forse è il primo fallimento della Marvel che andremo ad affrontare meglio: è il problema um, di non vicinanza con la cultura. Cioè chi ha scritto il prodotto non conosce il Giappone. E anche gran parte delle cose che vengono rappresentate dal Giappone stesso sembrano quasi. O i soliti cliché degli anime giapponesi, o ancora peggio, cose che non c'entrano niente con la realtà dei fatti. Per cui, um, mi sono trovato questo Tony Stark in Giappone, che sembrava stesse in America, solamente che dicevano che era in Giappone. È um, difficile la, la, la visione. Cioè, il problema principale è che non è stato secondo me un progetto. Accurato. Cioè, nel senso, il progetto sarebbe stato molto figo se avessero detto: Noi vi diamo la licenza, fatela a modo vostro e poi lo trasmettiamo. Invece, no, c'è stata questa predominanza della, della Marvel nel gestire il progetto, che lo ha reso, a mio parere, fallimentare. Ma non piace neanche ai fan della Marvel un prodotto del genere, per farvi capire. Cioè, che far, Marvel non la guarda questa serie animata perché. È brutta, è un mappazzone di cose. E soprattutto una cosa che a me ha sempre fatto male è che il pilot, ovvero l'episodio pilota, test di questa serie, era stato diretto da niente di meno che Takeshi Koike ovvero il regista della recente ideologia di film di Lupin III e di Redline, quindi uno che, diciamo, è molto noto per essere un amante della buona animazione e quindi potete immaginare di che livello si, si parli. Certo. Però, ovviamente, nella serie tutto questo non viene mantenuto neanche per sbaglio e c'è un calo, cioè c'è proprio un'animazione di livello medio-basso se vogliamo, con cali piuttosto vistosi nella seconda metà dove il disegno anche particolareggiato inizia a diventare un po' un fastidio per gli animatori certo. e si vede che magari anche a livello di schedule non c'è stata un'organizzazione proprio efficace ehm, però d'altro canto eh, poi abbiamo i due, quello Wolverine e X-Men ora, a differenza mm. degli Iron Man, che secondo me è molto più fallimentare Um, Wolverine partiva un po' in avvantaggiato perché le storie di Wolverine in Giappone um, sono molto più presenti. Per esempio, abbiamo anche il film che è stato fatto anni dopo: proprio di lui con la, la ragazza giapponese. Eh, Italo, chissà che cosa palla, palla, torna, sì, subito. Sì, torna, to, torna subito. Eh, quindi, come, comunque, come potete ben capire, Um, avevo una base su cui lavorare. Non era un Tony Stark che, dopo che se ne usciva dai terroristi, diceva ah, vado in Giappone e, e partiva per la tangente. Ci troviamo invece davanti a qualcosa che già um, si, si conosceva. O comunque, qualcosa che aveva una sua base. Niente, Titolo no, non trova quello che cercava non l'hai trovato eh, già, io ci avevo ciò non so dove sia il fumetto dove c'è uh, wolverine in giappone che si è sposato eh. arrivano gli x-men e lui gli fa benvenuti baka gaijin, <ride> e baka gaijin comunque è un pezzo di storia memetica dell'internet Comunque, come potete capire già abbiamo una base, ed infatti, ed infatti, secondo me di tutti i quattro progetti quello di Wolverine mi è sembrato un po' più carino, un po' più ad hoc riguardo quello che è proprio la presenza ehm, del, della roba giapponese. In queste serie giapponesi E anche un pochino più tresciolina eh, dovuta al fatto appunto che Comunque Logan si sposa molto bene Secondo me a questa storia di affetto e taglia eh, Un po' mh, giapponese assolutamente. Sì. Così come secondo me eh, per, Anche se molto più brutta Quella degli X-Men presenta una storia mh, giapponese Uh, il problema principale di quella degli x men è che è fuori di testa. Non ha minimamente senso tutto quello che succede. C'è cioè, la lotta contro altri tipi di mutanti giapponesi. Ovviamente, una minchiata totale. Eh, sì, sì, sì. Per ultimo di questo progetto, e poi andiamo a fare magari un discorso un po' più generico, c'è cioè quello di Blade. Che è dire che è brutto <ride> è un eufemismo perché è terrificante. Eh, sì Sì, non, non vuoi aggiungere nient'altro, va bene, è terrificante no, sì, no, sì. no, no, non posso neanche, che cosa vuoi che dica? È noiosa I, e, um, Probabilmente avevano problemi di schedula al primo episodio Perché fa completamente schifo Ma proprio in tutti gli aspetti dell'episodio uno fa proprio schifo se sì, sì. Blade esce proprio nel periodo in cui Medaus si sta sfaldando, perché appunto viene dichiarata bancarotta, molti vengono licenziati, altri se ne vanno. Maruyama abbandona tutto, dichiarando: Aprirò il miglior studio del mondo! e poi è, purtroppo apre la ma ma mappa <ride> e. E quindi il lavoro non è chissà che cosa su, su Blade, ma in realtà neanche sulle precedenti, parliamo sempre di un livello tecnico piuttosto mediocre che testimonia quello che era stata comunque la fine di un buon periodo per lo studio, non a livello economico ma a livello creativo abbastanza. Certo. Comunque avevano prodotto tante serie di Masaki Yuasa negli anni Mamoru Soda, Satoshi Kon siamo andati da fare parecchio poi purtroppo anche Redline che è stato un attimo la pietra tombale su tutto mm -mm -mm. E... con Blade finisce l'esperienza almeno a livello temporaneo diciamo perché poi ci sono i film sì, vabbè, ma... quello di Iron Man e anche quello di Avengers e poi anni dopo esce un'altra serie però stand alone rispetto al progetto che era Disc Wars che poi io però non ho mai recuperato no no è, neanche io ho visto anche perché per bambini quindi non è neanche una serie eh, trasmessa in fascia oraria notturna come appunto lo erano queste che comunque cercavano di intercettare il pubblico giapponese e qui iniziamo ad attivare al nocciolo della questione. Abbiamo comunque dovuto un attimo introdurvi le serie per spiegarvi anche un attimo, anche un po' come ci si, si approcciavano a livello narrativo, a livello di presentazione e proprio per come si ponevano nei confronti di un pubblico che... Le conosce, però le ha sempre ignorate perché, come vi possono testimoniare le persone che vivono in Giappone, i giapponesi stessi, eh, la Marvel, fino all'uscita dei film e anche con l'uscita dei film, non è mai stata qualcosa eh, di molto forte all'interno dell'ecosistema culturale giapponese. Il fumetto estero e anche l'animazione estera in realtà è sempre stata percepita eh, in maniera abbastanza snob, se non si chiamava per esempio Disney sul lato animazione e lì cambia del tutto la storia. Um, però quando parliamo appunto in questo caso della Marvel è uh, soltanto la dimensione dei film che veramente è stata apprezzata dai nipponici soprattutto dai più giovani e che ha possiamo dire un pubblico ma il fumetto è sempre rimasto uh, di nicchia è sempre rimasto qualcosa molto nascosto e che per esempio apprezza molto i maishi ma l'industria dell'animazione è anche uno dei pochi per dire. Eh, per quando vedete il documentario su il making of di Killa Kill, per esempio, sulla scrivania si vedono diverse figure, sia di Spawn che è un personaggio di un'altra casa editrice sia di Hulk di, di Spider-Man di vari personaggi eccetera poi anche Murata per esempio lettori. ci sono comunque fan anche famosi diciamo, per noi eh, appassionati eh, del, della Marvel però non si parla di un numero così elevato di persone e quindi questo era anche un tentativo in contemporanea con i film che sembravano andare bene di um, accalappiarsi un po' di più il pubblico giapponese e di crearsi una fan base un attimo più grande. Quindi la presentazione in realtà è proprio quella più fumettistica ed è quello, secondo me, l'errore centrale che con i film si è evitato poi in realtà proprio a livello mondiale, perché mh, Comunque, il punto di forza del Marvel Cinematic Universe è sempre stata questa uh, forte intesa tra i film, questa forte idea di un, una narrazione a tappe. Che, che partisse da un film e proseguisse anche tramite una scena post-credit in un'altra, creando un discorso uh, orizzontale attraverso dei film che poi avevano una storia a sé, che raccontavano qualcos'altro e che poi portasse a quello che è stato Avengers, che comunque è anche stato percepito come un film evento e lo verrà sempre con tutte le iterazioni successive. Certo. Quindi uh, lì c'è proprio stata un'idea um, progettuale diversa che con le serie animate, in questo caso, manca. Mm -mm. Eh, secondo me, eh, Marvel, a differenza del progetto film, che comunque il progetto film mh, parte forse da un'idea più stand alone, e poi hanno capito che possono incrociarsi fra di loro alla modi fumetti, la, il progetto animato invece mi è sembrato un po' un progetto eh, con un'idea diversa alla base. L sì, l'idea di vendere il fumetto, ma anche di mh, non fare qualcosa di effettivamente autoriale. Cioè, alla fine i film, per quanto non abbiano un'autorialità registica, hanno comunque un progetto che è del tutto unico. Non certo. lo, magari non lo puoi definire autoriale, però è un progetto ehm, unico, perché è, loro hanno capito che una formula poteva funzionare e hanno deciso di mh, seguire 30 film, unire questi 30 film da fare un percorso, un unicum nel, nel percorso. Eh, mm -hmm. Mentre la serialità animata che è stata fatta DAOs È tutta Standalone Fra di loro um, L'idea Il progetto Alla base Hanno storie Che secondo me Non hanno neanche Una reale continuity Cioè non c'è mai stata L'idea Di Facciamo questo prodotto E magari se Va Bene, se ci piace, se ha il suo pubblico, lo continuiamo. Sono tutti, tutti episodi. 12 episodi hanno solo quello slot. Che secondo me è anche un punto di forza della Marvel: il poter dire non finisce mai qui, c'è sempre qualcosa cioè. dopo. E... Sì, è proprio l'idea alla sì. base delle storie: quella di un universo in continua espansione che ha anche tanti paralleli e che continua a vivere. Costantemente nonostante tutto, nonostante gli eventi, nonostante le guerre, bla bla bla, e che c'ha un, una miriade di personaggi che per forza di cose si devono incontrare, certo, e poi c'è un'altra cosa che secondo me non ha funzionato nel progetto Marvel inizialmente: la scelta degli eroi da mm. trasmettere, ok? Perché se Vai, il progetto. Se il progetto,. Per quanto possa essere fallimentare, perché poi magari avrebbe avuto le, lo, st lo stesso modo di, di porsi, però se questo progetto avesse avuto altri supereroi, come per esempio Spider-Man, come per esempio eh, Awachi, Occhi di Falco, eh, secondo me... Per il pubblico giapponese. Aspetta, come l'hai chiamato? Oki! Aoki! 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 Come cazzo si chiama? Okai! 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 Okay. Oki! <ride> Comunque. Aoki. 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 Aoki di Falco. Comunque. <ride> Anche, diciamo così, se avessero avuto questi... Per esempio, secondo me gli arcieri piacciono ai giapponesi, perché loro hanno tutta questa cultura dell'arco, cose <ride> del genere. <ride> non è, sare... Avrebbe... ah, tu dici per questo motivo da forte, perché Second... ai, ai giapponesi piacciono gli arcieri. Sì, sì, ma loro fanno, fanno i tiro con l'arco da quando vanno a scuola. Che cazzo tira con l'arco in Giappone? Me lo spieghi, cioè in, nel resto del mondo. Dimmi un paese in cui sparano con l'arco. Eh, poi ovviamente anche Hulk. Tutti questi secondo me avrebbero funzionato molto meglio. Cioè secondo me anche la scelta degli eroi ha, ha influito su... sul progetto. Cioè che cazzo, cazzo piace Iron Man? Posso dirti che Iron Man è l'eroe <ride> più noioso che esista. Eh, io non ho poteri forti. Eh, allora lo sai che cosa faccio? Te lo dico subito. Mi costruisco un'armatura. XD. Paolo... Batman non è molto diverso, sai? Ma è infatti pure brutto l Batman. Per noi. No, <ride> no, Paolo, no. Sto pensato che le regole più belle. Posso, posso dire, per essere... però, Batman. Però, Batman soffre. Cioè, capito? Lui è. <ride> è, è oscuro. Pure Iron, a pure Iron Man. No, non soffre quanto Batman. Allora, Iron Man, eh, eh, gli hanno ammazzato il padre e la madre. Dimmelo tu. No, non gliel'hanno ammazzati. Cioè, magari in qualche universo, oh, no. sì. Cioè il, pa il, pa il, pa il, pa il padre è morto, non è che gli hanno ammazzati. Cioè è morto il padre. La madre è morta no, normale. Io, io, io mi ricordo, non mi ricordo se nel canon attuale, ma mi ricordo che il padre era stato ammazzato proprio, assassinato di brutto. Vabbè, però in uno degli universi. Però in realtà nella storia originale. Nella storia originale la madre era morta forse di parto, una cosa del genere. Eh? E il padre invece poi moriva di vecchiaia. Eh... Come dice è magico, effettivamente, però poteva funzionare anche Ant-Man. Soprattutto quello originale, non quello che vediamo oggi al cinema. Scott Lang, noi parliamo di Hank Pym che picchiava la moglie Wasp a schiaffoni e potrebbe piacere in Giappone per esempio con... questa cosa qui comunque però. il punto non era quale eroe scegliere il problema è che secondo me la scelta di questi eroi ha influito parecchio perché mm. vedi anche un Daredevil che combatte con la Yakuza sarebbero state tutte cose um, che secondo me sul pubblico giapponese allora... avrebbero fatto leva meglio allora, guarda a parte tutto a parte gli scherzi uh, sì però Iron Man, per dirti, è una scelta proprio uh, in realtà sensata nel marketing perché il film era uscito due anni prima ed era stato anche quello, diciamo, il collegamento mm -hmm. che aveva permesso alla Marvel di fare questo progetto, di fare questo pensiero, poi di avere questa idea. Quindi era proprio il ponte ideale in realtà per traghettare i giapponesi dal film all'anime. Poi, ovviamente, non ha funzionato perché come dicevamo prima, mancava tutto il carisma del personaggio che non era quello del, del film, quello del cinema, quello che i giapponesi avevano apprezzato nell'interpretazione di Robert Downey Jr. E poi uh, sì, ti dico, Blade sicuramente non è un personaggio a cui mi affiderei, per avere un certo riscontro o che diciamo vorrei pubblicizzare perché non è neanche un personaggio così tanto presente a livello di pubblicazioni in, in America. Ma non mi ricordo se in quel periodo lì nel 2011 ci fosse una run e magari la in qualche maniera pubblicizzare perché poi il terzo pure film O oh no, è di qualche anno prima, vero? Il 2011, no, mi sa mi sa molto prima. Non, non ricordo qual, 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 cioè perché i film ricordo che erano, erano di qualche anno prima, primi anni 2000. Eh. 2000. Tanto il, il primo fenomenale, pure il secondo molto bello. Film di vampiri che fanno kickbox. Eh, era, eh, eh, lo definiscono in community so, so proprio, è, in realtà è una trilogia caruccia il terzo magari un po' più debolino però in realtà a me è sempre piaciuto oh, Blade è del toro, è del toro. cioè capi, eh, alla fine stiamo parlando di un grande prodotto eh, che Boh, uh, io ricordo che quando ero più piccolino l'ho sempre guardato con uh, grande ammirazione Poi io sono un tipo che tutti questi film collegati, queste trilogie, poi poi sono so le cose che io cerco Certe volte mi metto là e cerco trilogie da guardare Perché io voglio tre film, non voglio un film Che me faccio di un film che in un'ora e mezza mi ha abbandonato Io voglio tre film, voglio perdere nove ore della mia vita a guardare che cazzo succede a Blade che uccide 18 milioni di vampiri? Ah, mi sembra una motivazione molto forte. E <ride> ti apprezzo per questo Paolo, ti ammiro molto. Perché comunque è difficile avere una voglia così forte di non, non vivere. <ride> Vedi, per questo, Paolo, ci vedremo la trilogia di Sex and Zen. Bravo! Cioè, io voglio sapere come finisce la storia col cazzo di cavallo. Perché non devo. Perché. Perché dovrei fermarmi a guardare un solo film? Ma questo vale anche per le serie. Cioè, a me le serie con 12 episodi e 24 episodi mi stanno stretti. Ed è quello che, di cui mi lamentavo un po' prima. Il fatto che io abbia visto solo 12 episodi di Iron Man mi rompe il cazzo. Perché. Mi manca quel senso di abbiamo avuto un progetto più ampio e io ti posso mettere dei mindfak um, fin dall'inizio. Ed è più o meno quello che manca in queste serie. Queste serie sono banali. C'è il cattivo, lo trovo e lo ammazzo. Lo ammazzo, lo... ci prendiamo a pugni. Sì, lo consiglio alla giustizia. Eh. E sono fondamentalmente delle run fumettistiche pensate con un punto A e un punto B a cui arrivare. Non c'è un reale approfondimento anche perché poi si tratta anche di avere una nuova ambientazione, un nuovo cast di personaggi, quindi non c'è neanche un eh, basarsi su relazioni prestabilite. Bisogna crearle ad hoc ad ogni serie, quindi non c'è neanche quella tipicità in realtà della storia Marvel che può eh, attrarre magari chi già conosce il mondo. Per esempio, l'operazione di eh, restauro dei personaggi rovina la serie per chi già conosce tutto quel mondo lì. Certo. E quindi, mo che ci penso, al contempo non riesci ad accalappiare il pubblico nuovo, ma perdi anche quello vecchio. È quello che, che il, la, Cioè il grande fallimento della Marvel In questo caso È proprio nel fatto di Non solo non fidelizzare Ma perdere anche chi è fidelizzato Perché se io mi, amo la, la Marvel Se a me piace Iron Man Mi sembra difficile che esistano persone che amano Iron Man Ma nel caso in cui esistessero Quando guardo quel prodotto La vera domanda che io mi faccio è Ma perché lo devo guardare? E Questa domanda me la faccio dopo due episodi dopo tre episodi. Sì, alla fine mh, manca proprio uh, una un'idea di fondo che paradossalmente è ciò che ha permesso al Marvel Cinematic Universe invece di proliferare e um, anche, come dicevi tu, l'utilizzare determinati personaggi Poteva in realtà andare a ricadere su qualcosa che fosse non tanto più conosciuto o più um, uh, famoso, ma più adatto al contesto giapponese, come dicevi tu, con Devil e con personaggi che Aspetta. potessero anche. Salve Già che non c'è, salve At. Sono qui per ricordarvi di supportare il mercato delle girelle andando a comprarle al vostro supermercato di fiducia con il codice sconto Vanitas trattino basso no trattino basso carte. Grazie, Sergio. Sì Carino, hai da sto carte, comunque, non ne parliamo mai benvenuto mm. in me. Eh, allora, stavo eh, di con personaggi che effettivamente si pensano più al contesto giapponese, oppure effettivamente utilizzare già storie che sono presenti nel canone dei personaggi. Certo perché se non hai una visione di insieme e non pensi che eh, bisogna fare un collegamento tra queste serie, presentarle come una storia unica che poi si collega in una serie crossover. Questo punto utilizza già storie che funzionano, certo, che altro. come effettivamente, per esempio, fa la DC da diversi anni con la produzione animata cinematografica o direct to video. Per dirti, ho fatto un sacco di film recentemente, è uscito quello di Killing Joke, eh, di Dark Knight Returns e così via. Che magari non sono sempre ben riusciti, però come hanno fatto per quello esempio, di Killing Joke. Di un ecco. paio anni fa E dico, ma co come l'hanno fatto? Non è male, qualche cosa la cambia, però rimane abbastanza fedele alla ah. storia originale e interpreta anche il messaggio che voleva lasciare Mur. Mm -mm. È molto meno potente quella Certo, cosa. dubito che ci siano le scene di stupro e cose del genere. Come Eh. Ah. Sì, sì. Ah. C'è anche sesso consensuale ah, tra probabilmente Joker: e come si chiama? No? No no, no? no, 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 no. Ah, ok. Non so allora Dai. posso dire? Eh, sono abbastanza interessato. Devo dirti la verità. Ah, non ti dico, la DC sta facendo un discreto lavoro, secondo me, dal punto di vista dell'animazione. Perché lavora tutto in maniera abbastanza fedele alle storie originali, cerca di ascriversi a quel canone lì, a livello, questo sto parlando dei film to video, certo. del to video perché poi ci hanno pure le serie televisive come per esempio Young Justice che io... Consiglierò fino alla morte. Però eh, i film della Help Video sono più che altro adattamenti delle grandi storie, oppure, per esempio, di, uh, in, uh, di uh, Injustice, mm. si chiama così sì, 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 Injustice. Uh, e di altre cose, anche magari, parallele all'universo DC. E per esempio l'altro giorno guardavo il lungo Halloween uh -huh. e um, anche a livello di animazione ho tentato di sperimentare un character design con dei contorni più spessi, mm. un po' come fa la Toei adesso. Sì. E anche da un punto di vista visivo, vedere che provano a fare qualcosa di differente oppure carina come cosa mm -hmm. diciamo. Perché la Marvel per dire non la vedo tanto impegnarsi per esempio Mi parlavano bene di qualche serie tipo Spider-Man Unlimited Di quelle più recenti però Io ricordo di Spider-Man solo le vecchie Perché le vecchie le davano su, su Cartoon Network Non mi ricordo dove le davano Comunque ricordo quelle vecchie che secondo me Mastodontiche, quelle dove c'era lui insieme al tizio di ghiaccio E la tizia di fuoco Ah, I Super Amici. Mamma mia, che serie. Io ti ricordo: <ride> Starfire e Mamma mia, che cazzo. Lo Starfire è quella di Simone Vabbè, di Sina. Come, Sina. come si, chiama, si chiama? Ma quelle serie erano enormi. Eppure, eh, devo dirti una cosa. Il problema, che non c'era in quelle serie, quelle americane proprio di Spider-Man, è il fatto che mi sembravano delle serie un po' più spensierate. Cioè, delle serie. Um, fatte per un pubblico che nell'effettivo non si aspettava la storia Marvel, ma si aspettava le avventure dell'Uomo Ragno, cioè eh, capito cosa voglio dire? Il problema del sì, progetto sì, sì. Madhouse è che invece hanno voluto indirizzare il pubblico al, a un determinato tipo di prodotto, cosa che la parte animata, diciamo così, americana non aveva di queste cose. Sì, c'è pure da dire che in America comunque una base di conoscenza di quei personaggi eh. lì ce l'ha sempre, e quelle erano serie prevalentemente per bambini. Cioè i, i super amici, lo Spider-Man e i super amici. Era una di quelle serie tipo alla Scooby-Doo che venivano trasmesse Bra sulle reti nazionali americane la mattina, il sabato la domenica per dire e quindi avevano proprio un tipo di ricezione diversa da quella che poteva avere una serie del genere, Però il pensiero poteva essere efficace perché comunque un giapponese medio un'idea di, di cos'è Spider-Man in, in fondo in fondo ce l'ha e ce l'aveva pure prima, e effettivamente cercare di mantenere di per sé il personaggio e raccontarlo come è sempre stato è un po' un talone da kill di, di un progetto del genere perché non puoi mai sapere qual è la ricezione, e soprattutto se hai sempre visto che a livello fumettistico le vendite non sono mai andate così bene, magari fatti due conti. Mm -mm. a un risultato che ti fa capire che non è caso di utilizzare sempre quell'idea lì. Mm -mm. Mm -mm. Invece quindi... voglio chiederti un'altra cosa. Secondo te, passando quindi un po' alla questione, eh, diciamo, tra virgolette, correlata, il fatto che la DC qualche anno dopo, molti anni dopo, si sia buttata in Giappone con produzioni completamente folli come batman ninja mm -hmm. secondo te è stata una idea fallimentare o no? allora caro Paolo in realtà la DC aveva già sì, avuto sì. modo di bazzicare eh, questo la devo dire però perché vabbè certo devo passare per... <ride> che so, stesse cose eh, perché a parte Teen Titans che comunque se non mi ricordo male c'aveva una produzione anche giapponese a livello di animation c'erano proprio, eh, proprio episodi infatti c'erano proprio episodi diretti dai giapponesi e, anche Batman di Animated Series e il film di Batman di Animated Series era stato coprodotto con la TMS Entertainment sì. se non vado errato che comunque certo. è sempre stata amica e frequentatrice, collaboratrice di un sacco di studi di animazione americana. E Batman Ninja è un'idea, in realtà, secondo me, un po' one-off, non è qualcosa che rappresenta un reale impegno della DC sul mercato giapponese perché poi se magari sono male per so qualcosa sulla DC, sulla DC sono in realtà abbastanza scevro penso che come un po' per tutto il mondo si ami Batman e poi gli altri ah sì um, Superman va bene vabbè Superman va bene, cioè. sì di... però alla fine Superman è un personaggio tanto amato se ci fai caso in America sì, cioè... poi nel resto del mondo non è che abbia mai fatto presa oltre gli anni 60 quando in italia si chiamava nibbo kit eh. e, e, cioè, eppure devo dirti la verità io batman ninja l'ho visto e secondo me è un po' il giusto modo per approcciarsi da esteri ecco così al, una a una vicinanza a me pure è piaciuto cioè non è un bel prodotto attenzione è molto trash però quello che vuole fare, cioè già l'idea di dirti c'è cioè Batman ninja, è ovvio che è un'idea che ti vuole mettere hilarità, ti vuole far dire guarda, mi guardo una cosa che sembra completamente folle. E poi alla fine della visione lo dici, eh, cazzo, eh, c'è proprio tutto quello che è giapponese, non solo i ninja, a un certo punto ci sono praticamente eh, i, eh, i Megazord con i, i palazzi giapponesi, eh, ed è una cosa estremamente giapponese, cioè se eh, un, un, un pazzo di nome eh, Takeshi Mike. nei suoi film... Soprattutto che sono pure di quel periodo Perché non vorrei sbagliarmi ma ehm, Yakuza Apocalypse è di quel periodo Pensa molto bene Di fare uno scontro tra Kaiju Da una rana gigante E un cazzo di palazzo Qu Questo in un film di Yakuza Ovviamente eh, Come ci sia arrivato non si sa Ma l'idea alla base Così come altri autori Del cinema Di serie Z anche se mica non è di serie Z, però eh, eh vedi magico, vedi, è 2016. No, è vedi, è 2016, quindi quel periodo perché Batman Ninja è 2018, 2017, quel periodo là. Quindi l'idea alla base è di fare qualcosa del i Gucci, per esempio, non vorrei sbagliarmi, eh, sempre Forse qualche annetto prima con la sua Robo Geisha. Anche lì fa vedere una cosa del genere. E l'idea alla base di uh, Batman Ninja mi sembra riprendere a pieni mani dal cinema di serie Z giapponese e dire. So che vi piacciono queste cose. E allora noi ve lo proponiamo in una salsa con un personaggio famoso facendovelo vedere in maniera differente. E per me questo è un progetto che funziona o che comunque anche se non è di qualità è un progetto che la gente guarda e poi ne parla. Sorridendo, non dico che è un capolavoro, dico semplicemente mm. che fa il suo lavoro. Io mi diverto, cosa che non ho fatto con, gli altri, con, con i prodotti Marvel. Che secondo me hanno proprio missato la linea su cui dovevano buttarsi. Ma guarda. Secondo me hai azzeccato tutto perché non a caso dello stesso periodo è un film molto meno conosciuto perché non è uscito fuori dal Giappone, almeno in maniera ufficiale, che è Eagle Talon vs DC Super Heroes. Che appunto è un film della saga di Eagle Talon, che è una serie su questa gang sgangherata di cattivi alla tokusatsu che cerca di combattere contro un supereroe super arrogante e anche un po' criminale. E è una serie parodica, molto comica e molto stupida che eh, appunto incontra, si incrocia con il mondo della DC in questo film totalmente fuori di testa, dove Joker per esempio per nascondersi da Batman e dalla Justice League si nasconde nella casa di Terra Souse e inizia a fare il partecipante di Terra Souse assieme a <ride> lui <Harley> quindi. <ride> oppure ehm, siccome il film è prodotto da un piccolo studio che è DLE eh, che non ha molti animatori e quindi quando ci sono i personaggi della DC deve subappaltare le scene di un altro studio c'è una barra del budget che quando ci stanno <ride> le scene dove ci stanno <ride> Superman Justice <ride> League cala drasticamente <ride> proprio vedi <ride> tre secondi e il budget finisce <ride> i personaggi della DC iniziano a sformarsi diventano tutti brutti con la pancia fatti malissimo ma geniale ed è un film che ha lo stesso concetto di Batman Ninja, ovvero cercare di fare i propri quelli che sono i personaggi ADC masticandoli all'interno della cultura giapponese e del sistema anche lavorativo, poi giapponese perché poi ci sono un sacco di citazioni, di battute veramente anche spezzanti nei confronti di Makoto Shigai, idea che hanno, c'è una scena in cui Joker e Harley Quinn parodizzano la scena di Your Name in cui ci sono i personaggi che si incontrano. Oh, Gesù! <ride> letale eh. e io ho avuto occasione di vederlo al Film Festival eh, nel 2018 figo. perché lo portarono in Italia sottotitolato però non è mai uscito fuori al Giappone e non so neanche quanto si riesce a trovare perché poi non l'ho mai più rivisto però mi è rimasto così impresso che proprio me, me lo ricordo abbastanza sembra a una roba fina ovviamente Finiamo con la cosa che secondo me ti attrae di più, che è il salariman kaiju. <ride> <Perché invece> <ride> il <ride> Joker decide che per distruggere il Giappone l'arma più funzionale è trasformare un salariman in godzilla. Vabbè, ma è un genio. Ma chi è che ha fatto questo film? Questo potrebbe diventare il mio film preferito di sempre. Io lo devo vedere, eh. sto film è fatto prevalentemente da una persona che è il regista della serie di Goltalon. Cioè secondo me... poi fa questo prevalentemente. Io non dico che i BFE e i BBF dovrebbero tradurlo e portarcelo. Però penso che i BBF però. dovrebbero tradurlo e, e portarcelo. Poi, ecco, mi... Poi, mi... poi mi lasci il titolo. Non è andato bene. Poi mi lasci il titolo perché secondo me... Sì. Allora, scrivo in chat così lo vedono pure i ragazzi tra l'altro uh, Igol Talon non è molto reperibile però l'ultima serie uh, è su Crunchyroll ah. sa anche sotto in Italiano ah. l'ultima serie di Igol Talon si può seguire tranquillamente perché tanto la storia è quasi sempre autoconclusiva mm. È molto interessante. Alla fine è più o meno quello che io mi aspetto um, da una produzione giapponese. Cioè, quando io sento parlare di film giapponesi, io non mi aspetto il filmetto semplice, così come non mi aspetto la serie semplice. Io voglio qualcosa di pazzo. Voglio qualcosa di speciale. Perché mica mi piace tanto? Perché lui è, è folle, è pazzo totale. Eh, qualcosa di giapponese, Voi, sì. qualcosa fatto con quei glismi, con quella visione del mondo e delle cose alla fin fine, Beh, ci sta. Ogni paese ha il suo modo di fare le cose. Noi spesso, per esempio, confondiamo lo stile anime con quello che non è nient'altro che appunto il modo in cui i giapponesi narrano, raccontano e vivono il cinema piuttosto che la televisione e così via. Certo. Che poi ripeto, uh, non è che per forza cioè, devono essere cose super eccentriche. Cioè mi va bene anche, ma vanno bene anche i film di Sionzono: che vabbè, ok, qualcuno è completamente pure lì pazzo, però in linea generale sono film diversi. Perché mm. ehm, è così, e questo rientra perfettamente nel discorso che facevamo prima. Le serie Marvel sono. Occidentali, per quanto le si voglia inquadrare in un mondo giapponese, per quanto so siano presenti i giapponesi, queste opere sono troppo occidentali. E non, solo, e non solo non prendono il pubblico giapponese, ma anche quello occidentale che si va a riferire a quel tipo di serialità, a quel tipo di eh, produzione, non è rimane affascinato mentre. Se io vado a vedermi un film di. Ripeto, anche un pochino... Se io vado a vedere Love Exposure di Sio Zono. Io ho bisogno di due scene okay. per capire che è giapponese, però diciamo, non è proprio <ride> il, il paragone migliore. Che se parlando un, un film d'autore, a una serie televisiva animata. Di... <ride> Paragona è... il, il cocco con un cuscino in pratica. Però sai, io. Va bene, facciamo un esempio ancora più, se più semplice. Se io guardo un episodio di un drama, di qualsiasi drama, a parte che sono sempre giapponesi, io ho bisogno di due scene per capire che da dove viene. Addirittura ti so dire se è coreano o se è giapponese. Sì, ma il concetto è chiarissimo, perché alla fine non basta un'ambientazione a strutturare una storia in maniera tale da rispettare quell'idea, quel modo di fare le cose. Non è che fai una storia a Tokyo e allora sembra giapponese, eh, sembra realmente un'anime per come noi intendiamo poi gli anime di per sé, con quella cultura, quell'idea, eccetera. Poi effettivamente sono serie animate e realizzate con quei crismi lì perché il modo di fare gli storyboard, impostare layout sono quelli di un anime però si perde proprio a livello secondo me narrativo l'idea di raccontare qualcosa che appartenga realmente allo staff che l'ha poi realizzata perché la storia di base, che quasi sempre di Warren Ellis, perché comunque mi pare che aveva scritto anche quella di Wolverine, forse anche quella di un'altra serie, ma forse mi sbaglio, e, si vede comunque il modo di fare le cose del fumetto Marvel e non dell'animazione giapponese. Magari mh, sarebbe potuto essere utile l'apporto di uno scrittore forte. Perché, mm. Per esempio in Wolverine c'è uno scrittore anche giapponese Però un tizio sconosciuto Almeno di cui non mi ricordo il nome Capito, capito Vabbè, ah, eh, più o meno a Sì, perché per dirti non c'è nulla per dirti Batman Ninja. Comunque è scritto da quello di Kill a Kill, di la Gun. cioè È scritto da uno che mh, non ti, quando gli dici fai il film di Batman, non ti mette a seguire l'idea di che cosa è Batman mm -hmm. per lo spettatore americano, per lo spettatore occidentale. Lo distrugge Batman, ce certo. lo presenta per come vuole lui, seguendo quelli che sono i suoi temi, i suoi modi di fare, i suoi modi di raccontare. E qui si vede poi una Kamura più uh, trash, più uh, volgare anche in certe cose, e che in un certo senso anche più intimista perché ci sono certe scene, per esempio, di Batman Ninja, in cui secondo me si ribalta il tutto, per esempio quella di Joker sì, sì, che sì, sì. con. Eh, Sai, no, quella di Taku ci vita vuoto. Sì, sì, sì. Si vedono tanti lati di Nakamura, e vedi effettivamente una scrittura forte lì che riesce a raccontarti qualcosa e a sfruttare il personaggio di Batman per realizzare qualcosa che mh, regge, si regge da solo, non ha bisogno della proprietà del personaggio, ha bisogno di essere effettivamente Batman. Eh, eh. perché poi è un'altra interpretazione del personaggio secondo me la grande forza dei fumetti Marvel è proprio questa cioè ogni run che si viene a creare mm. per quanto possa avere la sua identità il personaggio è comunque un mondo a sé stante che crea quell'autore e l'incapacità di queste serie è proprio di creare il mondo di un autore giapponese e, e sta cosa è importante perché se noi prendiamo ora io posso fare in realtà gli esempi con altri personaggi marvel perché comunque Ryan a me non piace però se prendiamo <ride> Capitan marvel che per me è un grandissimo personaggio dei fumetti se io prendo il primo il secondo il terzo o addirittura quello cinematografico io ho personaggi con non solo tante, um, tanti aspetti diversi, ma anche che hanno una narrazione completamente diversa. Mm. Per cui la narrazione sì, sì, sì. del primo Capitano Marvel e eh, con la sua. La morte di Capitan Marvel è un gioiellino, una cosa che è scritta in un determinato modo, con una determinata filosofia, cosa che è ehm, diversa dal Capitan Marvel della Denver. Sì, ma lo vediamo anche con i personaggi più popolari alla fine, perché lo spider-man di Strasinski non è lo spider-man di The Slot come certo. era quello degli scrittori precedenti, oppure il, um, il devil, adesso, di Cip Sarsky non è quello di Frank Miller, come non è quello di Mark Wade. Parliamo di personaggi che poi alla fine. A un livello superficiale non sembrano prestarsi a tante interpretazioni, ma che in realtà cambiano a seconda di quello che l'autore vuole raccontare attraverso di loro. È sempre stata questa, diciamo, l'identità del fumetto seriale supereroistico americano, perché anche la DC ha questo tipo di certo. identità, se vogliamo. Non hanno, per esempio fumetti come Spawn o Dragon Savage, sempre scritti dalla stessa persona e quindi mantengono sempre quell'identità, mentre invece qui c'è proprio un'idea di rotazione, di cambiamento. Come alla fine la, la Lupen, eh? neanche cioè. la narrativa giapponese è totalmente scevra da questo modo di fare. Poi magari per esempio un Doraemon o Detective Conan tende a presentarlo sempre nella stessa maniera però magari comunque ci sono anche altri personaggi iconici come appunto Lupin che sono cambiati col tempo. E effettivamente mh, alle serie mh, cioè, manca proprio tutta, tutto un pensiero di che cosa si voleva presentare c'è cioè, stato soltanto l'animazione giapponese in questo periodo sembra star diventando molto più internazionale del previsto sfruttiamo questa cosa eh, in giappone è andato bene iron man buttiamoci un paio di personaggi eh, abbastanza conosciuti ma neanche troppo e proviamo a vedere se funziona mm, eh. poi gli x men ah, e Wolverine comunque sono personaggi di prima fascia certo. per l'universo marvel non parliamo certo di qualcosa di secondario poi gli x men comunque erano presenti a livello cinematografico cioè, erano usciti era tre film la di eh. Brian Singer sì 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 cioè, eh, gli x men penso che siano i, tra i prodotti più vecchi, addirittura presentati in, uh, sì. a livello fil, filmico, proprio di, di interazione con uh, più film, mi è... sa. Il più vecchio della Marvel uh, è Howard, il Papero, forse. <ride> Vero? Prima di, cioè, dopo quelli, quegli Avengers fasulli e le serie televisive tipo Hulk ma, ma, quelle, quelle, ma, quelle, sono, ma, ma quelle ma quelle erano incredibili quelle quello che ora si parla di boato ah, di anni fa legge eh, guardavo uh, il video um, di uh, come si chiama eh, da, eh, quel signore di palermo uh, ero, ah, Altro quando. Ah, di altro quando non mi veniva in questo momento altro quando ci conoscevo pure abbastanza bene che ha fa fatto tutta la storia del Cinecomics. Eh, mm. Che se siete interessati a questa, a questa cosa, ve lo consiglio perché lui parte letteralmente dagli inizi del Novecento, praticamente. E ci fa vedere tutto il percorso. Ma ci sono serie, ragazzi. C'è un Capitano America sopra eh, la, la moto de, della polizia che, che combatte il male da detective. Ci sono serie incredibili americane riguardo queste cose. Sì, eh, sì, sì, sì. Per cui, cioè, la cosa è bella, e poi ovviamente. Eh, fa tutti i riferimenti ai film. E, e questo, ovviamente, Successivamente part partendo da sia da quelli un pochino più vecchi, però poi facendo approfondimenti molto belli, per esempio ehm, sui vari Batman, che come sappiamo ne abbiamo avuti 18 milioni di film su Batman. E, e quindi è. Un bello sono, sono più di uno. Quindi, se volete andatevela a guardare su altro quando è molto, poi è molto. Lui è molto logoroico e spiega tutto. Beh, logorroico non è poi un complimento, eh. Sì, sì, ma lui, è ma lui lo dice che è logorroico, cioè lo dice lui che è proprio oh, logorroico, sì, sì. cioè lui dice io parlo tantissimo e ogni tanto sì, si perde. Presente a una persona non è la cosa migliore, ecco. Però ci sono, cioè, secondo me, l'essere logorroici in determinati video è anche fonte di successo. Vedi Victor, Victor alla fine lui è super logorroico. Sì, sì. Ma Io su questo sono d'accordo, però, se mediamente, se dice a una persona uh, senti questo video, questo tizio è davvero logoroico, quella persona non è proprio ispirata eh, a ma ascoltarlo. Perché, perché noi siamo vittima dei pregiudizi, Italo. Eh, lo so, lo so, ma come sai, la presentazione è importante è quella che fa la differenza, poi, nell'interesse delle persone. Eh, nel momento in cui le persone hanno l'idea che essere logorroi ci sia un difetto perché non si riesce a seguire, magari il discorso o cose del genere, purtroppo devi, puoi cambiare la presentazione. Ma non c'entra un cazzo tranquillo, con questo tranquillo, discorso, tranquillo. No? Tranquillo. vabbè. Io penso che in realtà l'argomento l'abbiamo un po' chiuso, o hai Sì, c'è... No, al massimo possiamo un attimo. No, in realtà soffermarci su niente. Secondo me perché abbiamo parlato abbastanza di tutto quanto. Al massimo si poteva andare a capire se è replicabile un'altra volta. Ah, ok. Questo... Perché con la Disney abbiamo visto che Disney Plus si sta interessando anche al mondo dell'animazione giapponese. E Star Wars è stata la prima proprietà intellettuale prestata alle mani degli artigiani de degli anime. Mm, questa è una, in realtà è una bella cosa perché prima di chiudere il discorso, questo punto ci può stare perché il successo di Star Wars Vision deriva dal mm. fatto che Marvel, Marvel, che è Disney, non ci ha messo realmente mano nei progetti. Eh, se mm. vedi i vari making off, le interviste che ci sono. Uh, a un certo punto mi sembra. Mm, non mi ricordo se per quanto riguarda. Sì, per quelli, per quelli trigger. Viene, chie... viene, viene, viene chiesto, dice: Ma uh, voi come vi siete posti nei confronti di Star Wars? Dice: Guarda, noi abbiamo chiesto a Disney. Uh, abbiamo dei limiti, cioè, ci sono delle cose che possiamo e non possiamo fare. E Disney ci ha fornito delle linee guida dicendoci in linea generale. L'idea è questa che deve venire dal progetto, ma siete completamente liberi nel presentarlo come eh, lo volete voi. E allora qua i ha detto, dice, ah, così. E allora faccio io, per me Star Wars è questo. Cioè, è, o perlomeno... E ci ha messo una svastica <ride> gigante. <ride> <no>. <ride> Diciamo che quello di, eh, quello dello studio, quelli, quelli dello Studio Trigger, perché sono due, eh, sono quelli che probabilmente si allontanano molto di più da tutto quello che è il concetto di Star Wars, anche perché prendono concetti mm. mh, appena introdotti come il dualismo, eh, tutta la roba che hanno inserito praticamente nella nuova trilogia, e lo interpretano al in modo loro. Eh, quindi alla fine secondo me il successo di, di, di Vision è proprio l'opposto dovuto proprio all'opposto di quello che è successo con le serie Marvel originali Se lì avevamo un, un, un americano che ti scriveva le serie e qui abbiamo un giapponese che ti dice questo è il mio Star Wars e lì è anche il caso di una serie antologica, mm. quindi è proprio un progetto diverso dove c'è l'intento di raccontare diverse storie con diversi modi poi di raccontarle. E ovviamente, magari in alcuni casi non è l'idea vincente perché ci sono anche corti bruttini all'interno certo. del progetto Visions. però ci sono anche delle cose che mi hanno portato. Hanno portato me, che non sono proprio un fan dell'universo di Star Wars, a essere abbastanza soddisfatto. Quindi il sì, progetto è sì. anche un buon blueprint in realtà per qualcosa di futuro perché con um, what if, per esempio, eh, si potrebbe provare a fare qualcosa anche a livello giapponese e evitare magari quella presentazione schifosissima che hanno quei corti lì e fare qualcosa di molto più narrativo, oppure eh, basarsi su quel progetto lì per raccontare qualcos'altro. Certo, certo. Fare certo. un'altra serie okay. antologica. Piuttosto che proprio delle serie, miniserie o film dedicate a un personaggio specifico. Eh, il fatto è che secondo me. Siamo nel periodo del vero boom dell'animazione giapponese. E mm. roba multinazionale. Delle multinazionali come Disney non possono farsi sfuggire queste mode. Che parliamoci chiaramente non sono più ormai mode stanno diventando la realtà comune anche grazie a opere come i giganti che stanno diventando a tutti gli effetti entrano nelle nostre case con una percezione diversa rispetto a quella che c'era in passato per i cartoni animati e, e disney diciamo che su questo punto la, ha sempre avuto l'occhio lungo su queste cose Certo. Vision sì. è, è appunto l'esempio Però ora sappiamo che ad aprile esce un'altra serie Come cacchio si chiama quella che esce? Ma dici... Su mh, Disney Plus eh, esce una... Summer, summer eh, Rendering Sì 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 okay. Esce proprio sì, su sì, Disney ma Con gli anime hanno comunque anche l'occasione di riempire un posto nel palinsesto della piattaforma, e anche in realtà di rimpinguare un'offerta televisiva che loro non hanno più da diverso tempo. Perché, comunque, è da tanto che la Disney fa poco a livello di animazione televisiva. Un impegno a livello, a livello di animazione giapponese potrebbe essere. Quella cosa che un attimo smuove le acque E fare interessare anche per esempio I più giovani alla Disney Per sé Certo perché ti mandano nella piattaforma E tu dici ma guarda che mi guardo il sì. eh, Che fa non me lo guardo Soul io, io così l'ho visto Soul ragazzi Io ho il sì, ma... a Disney Plus Per Star Wars poi mi hanno detto Ma che fa non, ce lo guard... non te lo vuoi guardare cioè, cioè, Ma a me ste film non piacciono E poi mi è piaciuto in realtà per lo più sì, ma poi lo sai qual è la comunicazione su queste serie. Star Wars Visions non è una serie fatta da Studio Trigger, eh, Sensaru e bla bla bla, è la serie di Disney. Eh, e quindi quel marchio lì ti riporta magari anche i cartoni animati, non fatti da studi giapponesi, perché l'utente medio pensa: Wow, Disney riesce a fare questa roba qua, fammi vedere magari anche quest'altra cosa. E, e ieri leggevo le, le, sulla tua bacheca questo discorso più o meno. Sì, e sì. secondo te cioè, alla, io so cosa ne pensi, però ecco, per tirare fuori l'argomento. E questo è un tipo di narrazione che noi vorremmo, cioè perché per me, e vabbè anche per te per ora ne parliamo meglio, mi sembra un tipo di un modo di comunicare non solo falso, ma anche deleterio. Mm. Se sì, noi naturalmente no. Siamo cioè, certo, del tutto ovviamente. contrari a questo tipo di presentazione, non tanto perché svilisce o perché eticamente non è corretta, ma proprio perché c'è un'ignoranza di base su quello che è l'animazione, non solo giapponese, ma proprio su quello che è l'animazione intesa come tecnica, anche un po' come cultura, se vogliamo. E il costante riferirsi allo studio di produzione piuttosto che allo studio di distribuzione, alla grande firma che sta alle spalle di questi progetti, eh, ti eh, riporta il pubblico mainstream, quello più ignorante e disinformato, a avere l'idea che. Per esempio Arcane, perché si parlava di quello nel posto che ci cavi tu, è di Netflix. Quando poi si parla di un finanziatore che a livello produttivo per esempio non ha nulla a che fare con il progetto. Cioè... E mh, effettivamente l'iniziare a parlare di quella che è la filiera produttiva dell'animazione, di chi sta alle spalle di quelle cose, inizia anche a creare interesse. Perché comunque nel mondo del cinema non è che mh, i registi o gli attori sono diventati famosi a caso, ma perché creavano interesse attorno al cinema, creavano discussione, creavano anche gossip, per esempio. Perché i doppiatori anche sono così famosi in Giappone e fuori dal Giappone? Perché sono figure pubbliche, no? e uh -huh. quando rendi qualcuno la figura pubblica crei interesse in quello che fa. Oggi comunque noi dell'animazione giapponese conosciamo sempre i soliti quattro nomi: Shinichi Watanabe, Hideaki Anno, Mamoru Oshii, Miyazaki e pochi altri. Ma Makoto Shinkai, Amorosa e eh, sono quelli più recenti, però eh, per dire uno shingonazume, perché non lo sentite mai nominare? Il regista di Death Parade, perché non si sente mai nominare? Perché nessuno ne parla? Perché quando One Punch Man esce così bene, il merito è di Medaus. Poi viene fuori la storia che in realtà di Medaus ci sono forse mezzo animatore e eh, su Wikipedia che cosa c'è scritto adesso, lo sapete, che è stata ben realizzata la gazzetta di animatori di Bones non che Shingo Natsume e Chigashi Kubota hanno richiamato gran parte dello staff di Space Dandy che non è composto solo da animatori da Bones ma da molti animatori freelance ma che perché appunto c'è quell'idea lì perché la firma conta di più dell'informazione completa e se dava il punto di vista di chi dà l'informazione e di chi la riceve, posso capirlo da un punto di vista, da, dall'idea della comodità, perché è molto più veloce e fruibile come informazione, dall'altro nel momento in cui non c'è la base per ricevere quell'informazione in maniera così diretta, dovresti cercare di evitare di avere questa comunicazione, perché okay. con il cinema si è andato in maniera graduale, non è che si è partito cioè... subito di botto così. Anche perché vedi poi si va a creare una situazione assurda come l'arcane di Netflix. Ma Netflix ha comprato solo i diritti di esclusiva di pubblicazione. Non c'entra niente col, con, con tutto quello. Perché il progetto è Riot più lo studio francese che ovviamente non ricordo mai il nome. Cioè il progetto è loro. Che, che cacchio c'entra Netflix che ha comprato i diritti di esclusiva di, di, per la pubblicazione? Cioè perché stiamo parlando dell'arcane di Netflix? Io posso capire, se tu mi dici lo Star Wars Vision di Disney, perché quello è il produttore? Cioè, lui ha detto: voi avete questi, questo budget, voi fate quello che volete, queste sono le nostre linee guida, dovete fare un corto. Cioè, lui è il, quello che ha commissionato e ha pagato gran parte della. diciamo così, del, della produzione. È ovvio che se io dico lo Star Wars Vision di Disney, anche se è stato commissionato a più studi, Può avere senso, ma anche lì, ragazzi, Disney ha fatto, secondo me, una cosa molto intelligente. Non solo ti ha mm. messo l'episodio, e anche se parla di narrativa Disney, va bene, ma poi ti ha fatto tutti gli approfondimenti con i registi. Ti ha fatto vedere chi Beh. ci lavora. Ti ha fatto vedere che. Um, quando fa, fa, fanno vedere il... Um, io ricordo che, che l'avevo mandato sul gruppo Telegram Quando fanno vedere quello di Sensaru Fanno vedere la... La... Um, la Choi, Choi La Choi Che eh, fa la sua intervista E eh, spiega i motivi, i motivi del perché ha fatto determinate cose Determinate scelte Cosa l'hanno spinta E questa cosa... Eh, anche se poi per me la cioia ha pissato completamente l'idea di Star Wars, però è molto interessante perché ti fa vedere che l'autorialità dietro quel prodotto. Cioè io sono anche certo. disposto a scendere a compromessi di questo tipo, cioè è vero, è lo Star Wars di Disney, però Disney ti dà lo spazio all'autore all di dire io ho lavorato così perché io ho visto questo. Mm. Mentre su Netflix questa cosa mi è sempre sembrata una sorta di abbuffata capitalista classica dove qualsiasi cosa è di Netflix perché tanto quello è il contenitore. Sì, su Netflix c'è stato quel uh, documentario, chiamiamolo così, che raggruppava un po' di uh, registi, sceneggiatori, animatori di vari progetti di, di Netflix e gli faceva domande del tipo... Ad un regista, come è stato disegnare questo personaggio? Questa domanda è stata fatta da un anime expert eh? giapponese, <ride> Co come, eh, scusa, D altissimo livello. Ecco, non l'hai visto quello? Si chiamava tipo Enter the Anime, mi pare, una cosa del genere. Sinceramente, sono 40 minuti uno più inutile dell'altro, ecco, cioè c'è la classica narrazione di Netflix dove ah, è stato molto bello fare questa serie per il pubblico occidentale di cui non me ne è fregato un cazzo perché mi avete pagato in una trancia unica e non me ne poteva sbattere mia mente di che è successo, c'ha la serie. Sinceramente, io non guardo queste serie cioè queste documentarie proprio per questo motivo. Perché poi mi trovo a perdere tempo della mia vita e poter dire ho perso tempo. Ma tanto vale che mi guardi i cartoni. In questi giorni sto riguardando, sto riguardando Yu-Gi-Oh! Così, capi? Non avevo niente a che fare. Ho detto me lo riguardo. Tanto ha tanto tempo che non lo guardo e me lo riguardo, Capito? Potevo perdere 40 minuti della mia vita E invece no Starò su 100 episodi di Yuyu A, a perderne molti <ride> di più A perderne molti di più Ma almeno godo Vabbè sì, mi sembra un'ottima soluzione. Comunque posso dire... Dirgli... Sto guardando i cartoni nuovi invece, tipo... Ma, eh, Kotaro, vabbè ma quelli, so. quelli, quelli li guardo pure. Però nel frattempo c'è anche Yu-Yu, capito? pranzo, che faccio? Mi guardo un episodio di yu pom Il che lui è un genio comunque, Togashi, ha delle idee dietro quel, quel, quel manga e poi nel cartone risultano anche meglio. Cioè, ora lo sto guardando con occhio critico, capito? Proprio analizzando la storia. Eh. Cioè, eh. L'anime, raga, vi giuro, ha dei momenti registici, un combattimento animato non c'è. Ma proprio zero. Io da bambino pensavo eh, che fosse... Non c'è! Sono tutti colpi di no, regia, no. tagli totali. Era questo che rendeva indimenticabile la saga del torneo oscuro. Perché lì già l'approccio era un po' più tattico, soprattutto mm. in alcuni combattimenti. E quella regia era ancora più atmo atmo atmosfera, capi? Fa proprio un gioco molto bello di inquadrature di sguardi, di movimenti, di azioni. Molto figa quella parte lì. E, no, e io devo dire, lo sto riguardando almeno dopo 15 anni, Yuyu, perché non lo vedevo da, da una vita. E eh, la cosa bella, quella che sto guardando ora con un occhio un po' più critico. E devo dire che, cioè, il fatto è sempre quello: io non ho bisogno nell'effettivo di vedere roba animata per, per definire una cosa bella. Certo, se poi ci sono i momenti eh. Sakuga, tanto bene, però cavolo, oh veramente vedo delle cose e dico ma com'è che l'animazione nel corso del tempo i mestieranti certe volte si perdono nel fare delle determinate cose quando hanno questi esempi di 20-30 anni fa dove non c'era un filo di animazione e tutto sembrava in continuo movimento eh, ma in realtà mh, in quella serie comunque c'erano persone abbastanza brave mi ricordo forse Satoshi Rushiara ci avrà lavorato ci avranno lavorato dei nomi che mi ricordo essere abbastanza buoni e effettivamente cioè oggi non segui più un'identità creativa o comunque di dispetto della qualità quanto lo sai benissimo Vabbè, certo. quella dell'alta produttività del dover consegnare il lavoro prima che scada la deadline certo Vabbè, eh, Poi è... quella serie lì c'aveva ovviamente tutta una produzione differente, bestie Pierroso, non mi ricordo male, Pierrot, Pierrot, sì, sì. Serie di, cento, di cento episodi, cioè proprio ragionate in un'altra maniera rispetto a come si ragiona oggi. Cioè. Eh, la cosa bella di, que di, quel di quel periodo, ma anche prima, è che se un'anima era più grande... Di 100 episodi o era Pierro era Toei o al massimo era TMS. Però ecco come dire, non c'erano molte alternative. Sugli studi che si accollavano. Queste, queste... Ah, Ma neanche oggi, poi alla fin fine, perché non è che ci ne siano molti. Per esempio, Un un'Orientalette Magic, che è quella che fa le serie di Pokémon. Vabbè, ma quello è un caso a parte, però lo cioè... studio Gallop che fa Yu-Gi-Oh! Anche quello è un cioè, caso a parte. Di, parliamo appunto di studi che fanno una serie, ma alla fine pure HMS che fa Conan e poi serie per bambini. Sì, vabbè, però c'era un pochino più di produzione. Beh, Toei in realtà è quella un pochino più grossa al riguardo. Sì, sì, sì. Pierrot rimane vivo solamente grazie a queste serie lunghe Altrimenti penso che sarebbe sprofondato nel nulla Pierrot Anche con gli studi lì eh, Scinei come resiste se non con Doraemon perché... Eh infatti infatti vabbè. Eh, Sono secondo me anche entità diverse dal mercato Che noi, che noi vediamo nel, negli stagionali in sé è proprio un altro certo, tipo cioè. di idea alla base, il fatto che magari abbiano dei team specifici che lavorano a determinate serie. Eh, tu che è stata hackerata bravo Angelo. Bellissimo. Cioè, l'hai letto, è stata hackerata e per tre settimane certo. non ci saranno le pre eh, Per due One Piece, hanno blo dovuto bloccare tutto perché non so che sì, cosa. Anche dia. Dragon Quest hanno bloccato. Dai, la grande avventura. Mm, eh, strano. Chissà che, cosa gli ha, che danno gli hanno fatto. Eh, dice che hanno fatto dei danni irreparabili ai materiali. Probabilmente diciamo, già hanno disegnato qualche cazzo sopra. <ride> <ride> cioè, la classica bulla. <ride> che cosa. diamo la tua Per fare cosa? Disegniamo cazzi su One Piece. Vai. Fallo in bocca a Nami questo, vai. <ride> Quando ho preso tipo un frame sì. Di cosa Dico Robin che fa la tecnica Delle mille mani E ci hanno <ride> disegnato un cazzo per mano <ride> Niente immagino, Che bei questi hacker Burloni Va bene Allora io direi che, che ci siamo Volendo possiamo anche chiudere Secondo me Ah eh? Sì, possiamo avviarci verso la chiusura, facciamo altri due minuti, vediamo se i ragazzi hanno qualche domandina, intanto vedi se c'è qualcuno da ereditare, sì 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 sì, ci prepariamo. Disegna... Uh, chiamato subito la mappa per rispondere. Beh, è sempre uno che ci ha voglia di lavorando. Beh... comunque a che era un, tutto un server non è una cosa semplice soprattutto quello di un'azienda comunque abbastanza importante che credo un minimo di sicurezza ce l'avesse poi sappiamo benissimo dai racconti di cazzia che la dimestichezza dei giapponesi con la tecnologia è quello che è ormai però su altri discorsi Vabbè, però, eh, guarda... che la tua e ci avesse un antivirus perlomeno lo sai qual è il fatto eh... Poco fa sopra uno diceva, qualcuno ha dimenticato la spina, attaccata o staccata, posso dirti che in realtà è più plausibile che loro abbiano detto ci hanno hackerato, ma in realtà avranno fatto qualche cazzata tipo gli si è versato il tè sopra i server e hanno faccato tutto. Può essere anche, eh? oppure che si sono dimenticati un computer acceso con la password inserita eh. e il bidello... Cioè, un inserviente è andato là e ha fatto lo scherzone Cioè, posso dirti che nell'effettivo. Mi sembra implausibile che un tizio Acheri. Il sito della Toei. Il sito, il server della Toei permette gli piselloni. No. I... Vabbè, 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 ovviamente quella dei piselloni le ipotesi, <ride> certo, è certo certo. Che magari qualcuno si crede. No, è che lo sai come sono i fan di Dragon Ball e di One Piece. Solo le persone più stabili del pianeta, e alla fine bello. i fan degli anime in generale. Vero. Quindi è anche, secondo me, una cosa un po' plausibile. Se magari viene dal, più dall'estero che dal giapponese per sé. Mm -mm. Va bene, ragazzi. Mi devi... è stato quello che voleva guardare i, 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 gli episodi di Dragon Ball Super superiante anteprima perché non sa come funzionano gli anime. no? Uh, uh. Ho fatto la cazzata, ha cancellato diversi episodi. <ride> Va bene ragazzi, vi mandiamo dal buon chirione che, che tanto... Ah, vero, perché c'ha eh, Icari a fare ieri. Aspetta, Aspettate ragazzi, vogliamo raccontare una storiella. Vai, di un vai, vai. Prima di perché ragazzi, come sapete, eh, come avete anche commentato in questi giorni, Kiro è stato da me nel fine settimana e eh, doveva arrivare appunto il venerdì pomeriggio. Quindi sono andato a prenderlo alla stazione puntuale, che Raro. Motivi, Paolo, è Paolo, è veramente rara eh, per me. Ero lì sul binario, bello preciso, sul binario 2 della stazione di Borgo Panigale, arriva il treno, vedo aprirsi le porte, ma Kirio non c'è. Allora guardo, cerco di farmi un attimo il giro del treno per vedere, non lo vedo da nessuna parte, il treno riparte. Allora scrivo a Chirio Oh ma Mauri ma Cioè l'hai preso sto treno Perché è appena arrivato Ma io non ti vedo da nessuna parte Vedo sta scrivendo Poi non scrive. calmo <ride> Passano due minuti Mi chiama Fa Italo so, Sono alla fermata successiva Perché non si sono aperte le porte, <ride> 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 Come scrivo, sono aperte le porte. Che cazzo? ti ho visto tutti uscire C'era la controllora lì Che è stata un minuto A far uscire la gente non ti ho visto da nessuna parte, io tutto non mi di come sia possibile questa cosa perché non l'ho visto. però così è stato. Sono dovuto andare a prendere a Casteldebole che dista da qua 20 minuti ed è un quartiere con cui ho dei ricordi tragici. Quindi ci ho avuto un attimo la scaga ad andarci, mm. però sono andato lì nel buio più totale. Passando in un parchetto che è chiaramente è frequentato da spacciatori e criminali, <ride> e <ho> preso <ride> grande ieri. Adesso siamo tornati. Capiscilo lo viene dai tempi in cui si andava a cammello, deve ancora abituarsi. <ride> sì, sì, non, non sa bene come funzionano le porte dei treni regionali. Vabbè, è più tu, capi? Quindi è un po' un casino per lui. Ragazzi, vi mandiamo allora dal Bonchirione che si stanno facendo gli annunci con Icari. Eh, ci aggiorniamo per stasera, che vi ricordiamo che parleremo di Girella come discorso iniziale, ma ci avvieremo sempre a fare discorsi anche in base a quello che il pubblico chiederà, col buon Eric, con buon Filippo di Distopia e ovviamente anche con Alessandro di Anime Click. Un bacione, yes. a stasera, vi vogliamo bene. Ciao ragazzi. Perfetto.